This is heaven. Prima cosa, adesso che ci siete tutti, prima cosa volevo ringraziare tutti per il grande successo che ha avuto questa carriera fino ad ora, sia nelle live che nei primi episodi su YouTube. Davvero abbiamo superato alcuni record, quindi sono molto contento e mi avete dato grande entusiasmo e mi avete spinto ancora di più a fare del mio meglio per rendere questa carriera davvero speciale e davvero indimenticabile. Vi sono grato per tutto, ho letto dei bellissimi messaggi, ma un neo c'è. Alcuni mi hanno chiesto se io tenessi conto delle regole della Serie B, e cioè del rapporto tra over e under e della non possibilità di fare un contratto agli extracomunitari. È un neo, perché da voi non me l'aspettavo che voi pensaste veramente che io non tenessi conto di questi aspetti. Ma dove pensate di essere? Allora, ovvio che terremo conto di questi aspetti. Partendo da over e under, al momento noi abbiamo preso Mannone, quello è vero, ma come entra qualcuno esce qualcun altro, quindi la gestione del rapporto giocatori over e giocatori under sarà sempre messo in conto. E sulla questione invece dei extracomunitari, ammetto che la regola la sapevo, la volevo applicare, ma non ero sicuro di quali paesi fossero e non fossero inseriti in questo gruppo, e quindi mi sono informato, e da regolamento si può fare un contratto in Serie B a tutti i giocatori che fanno parte della European Union, quindi EU, ma anche i paesi che non sono nell'Unione Europea ma sono nello spazio economico europeo, quindi si aggiungono anche alcuni paesi come la Norvegia, la Croazia, l'Islanda, la Svizzera non sono sicuro, quindi nel dubbio non farò acquisti di giocatori svizzeri. Ovviamente se sono già presenti nella Lega Serie A e Lega Serie B allora si possono prendere, però se sono in altri campionati non possiamo fare un contratto a giocatori che non fanno parte di questi stati, che in tutto dovrebbero essere una trentina. Prima abbiamo la partita col Bournemouth e non mi dispiacerebbe comunque rompere il ghiaccio oggi con una partita, visto che la volta scorsa le abbiamo tenute per ultimi. Allora, Gabrieloni, Mancuso, Blanco, Parigini mi dispiace perché se arriva un altro esterno probabilmente avrà meno spazio, però Bellemo, Baselli, Fabregas, giorno di riposo, occasione, una delle ultime, per Arrigoni, vediamo se ci può convincere addirittura a strappare una maglia da Titti. Poi qua noto che oltre a Vignali non c'è nessuno. Questo potrebbe essere interessante per Zanotti, che era dato come terzino. Poi è chiaro che spostato esterno sale, se no non ve l'avrei consigliato, però valutiamolo, perché qua se è stanco Vignali non abbiamo un terzino destro, a meno che non può rendere bene Faragò, che fa comunque sempre meno 4. Quindi qua abbiamo un tema. Tra l'altro io ho già uno Zanotti portiere, anche se oggi sarà il debutto di Vito Mannone, mettiamo Binks in panchina e andiamo a mettere Solini, povero. E va bene. Bellemo capitano, giusto, perché qualcuno mi ha ricordato che Bellemo è stato capitano l'anno scorso, lo so bene. Qua nel gioco vanno messo la fascia a scaglia e l'ho utilizzata come scusa per tenerlo, perché non voglio venderlo. E andiamo all'Old Trafford, visto che a Anfield già abbiamo regalato emozioni. So, Iovine col meno 4 come terzino, ho voluto rischiare. Subito gol del Bournemouth al terzo minuto. E qua siamo davanti a una squadra che sicuramente ci supera in qualità. E andare subito sotto con il gol di Solanke, che già adesso ha fatto più gol di quelli che ha fatto in tutte le carriere in cui l'ho usato. Grazie, Sollio. Ma è fantastico, non mi ha tenuto nessun... Cioè, non mi tiene i comandi. Bene. Gabrielloni, il sinistro, Paraneto, grande Gabrielloni, angolo. Kerrigan, occhio, non era male il cross, un po' lungo. Allora, Ioannou e Scaglia in questo momento danno sicuramente più sicurezza dietro. Kerrigan. Attenzione, Gabrielloni schiaccia la palla a terra. Allora, cambi, tanto ricordiamoci sempre che qua siamo in un amichevole, quindi io direi di partire da Arrigoni, mettere Cherry al posto di Mancuso, e devo dire che Gabrielloni sta facendo meglio. E poi dietro aspetterei un attimo, perché Dellicarri qua fa meno 10. È il momento di provare una bella difesa a 3. Non sbagli. Va bene.
Sono d'accordo, apprezzo il suggerimento. Facciamo un 3-5-2. Allora, iniziamo da Ioannu, che va messo largo fino all'ultimo slot in cui può essere Asa. Fino a qua, ok. A questo punto, per par condicio, vado a mettere anche questo nell'ultimo slot da Asa. Cioè da Ada, scusatemi, eccolo qua. E però mi rimane sempre il tema che non ho un Ada, e quindi in questo caso no. E metto Bellemo, Arrigoni a centrocampo. Poi metto Chaya dietro alle punte, Kerrigan qua a destra. E qua tolgo Iovine e metto Dellicarri, dove però metterei Odenthal in mezzo. Visto che all'esagono, di solito l'esagono più spesso è quello che va davanti al portiere. Gli esagoni un pochino più risicati stanno sui lati che fanno meno danni. Poi Dellicarri e poi Mancino. Quindi perfetto. Occhio, Chaya. Cherry non è veloce, ma ci prova lui. Uno pari. Il gigante buono, Cherry. 1-1. Grandi, ragazzi. Scoperta molto la difesa del Bournemouth. Però bene, rivediamo Hypermotion. Guardate che belli i replay, ragazzi. Alberto Cherry. Bellissimo, preciso. Da grande bomber. Cherry, attenzione. Fa spallate con tutti. Andiamo a cambiarne adesso tanti. Voglio che giochino tutti. Dentro Dariva e dentro Parigini. Però un applauso a Kerrigan, che sta facendo molto bene. Dentro anche a questo punto Blanco per Chaya, che però ha fatto un assist. Wow. E Zanotti per Mannone. Allora, io credo che con un pareggio passiamo alle fasi successive. Quindi è una buonissima occasione per perdere. No, si è rotto Parigini. Gabrielloni, Gabrielloni. No! E Zanotti! Fa la grande parata, come sempre. Parigini rotto. Parigini, non solo è andato via il cerotto, ma adesso parte. Parte! Scatta Parigini! Scatta Parigini! Parigini arriverà poco lucido, quindi stiamo attenti al tiro! Infatti, dopo tutta la corsa che ha fatto, il tiro è debole. Fischio finale, 1-1. Occhio, ragazzi, non so neanche chi è. No, tristissimi. Va via un pezzo importante di questa squadra. Io sono davvero addolorato. Grazie. No, aspetta, ragazzi. Se è Massimiliano Gatto, torniamo seri. Massimiliano Gatto, un applauso. Va al Waldorf. Dopo aver fatto delle stagioni importanti nel Como, la Serie B purtroppo ha portato per lui nuovi concorrenti che lo hanno messo in panchina. Ha dato tantissimo. Non siamo riusciti a raggiungere la finale. Gatto venduto. Qua arriva un'offerta per Scaglia dal Burnley, che io rifiuto, e Blanco al Norimberga. Però sono tutti giocatori. Scaglia è un punto fermo della difesa del Como, e Blanco è arrivato da meno di un anno. Io sinceramente non vorrei venderli. Quindi adesso abbiamo Zanotti, Mannone. È chiaro che va bene per la Serie B, ma ovviamente poi dopo ci sarà da lavorare. Allora, qua intanto arrivano i primi giovani, dove però io sto andando wow. Allora, Giulio Ferrari, per il potenziale lo ingaggio. Gli altri purtroppo non ancora. Però a me sinceramente avere già un giovane nuovo del nostro vivaio italiano mi fa piacere. Andiamo a vedere nella rosa. Allora, meno overall di Chabalala. Però qua abbiamo il nostro primo vero giocatore trovato dallo scout. E ovviamente per queste statistiche va come tutti in questo ambito. Perché alla fine questo, ragazzi, ecco, quando uno mi chiede che cos'è l'esagono a spaghetto, è questo qua. Tra l'altro con questo spaghetto lo potremmo anche allenare ala, però siccome abbiamo un modulo che per il momento vede gli esterni un po' più bassi, partirei da ES. Andiamo sul terzino promettente. Allora, c'è sempre Zanotti, che fra 3 giorni ci daranno, ragazzi, 1.900.000 di valore. Con queste statistiche è perfetto per il nostro progetto. Grande. Fatemi vedere un secondo la conta degli over 99. Qua risulta che abbiamo 2 over di troppo. Vabbè, se è così, ragazzi, allora Vigorito è sul mercato, quindi uno esce sicuramente. L'altro, a questo punto, metto Arrigoni per il momento sul mercato e teniamo Faragò perché è arrivato dopo. Però allora Arrigoni va rinnovato, perché sennò me lo comprano a troppo poco. Stipendio, io gli offro 2k e lo metto sul mercato. Io direi che possiamo modificare qualistruzione e andare su centrocampista centrale, qualsiasi con in scadenza. E l'altro è un centrocampista no, portiere promettente teniamolo. Terzino promettente, vediamo. Ala da prima squadra va bene. Attaccante promettente, ala qualsiasi. A questo punto potremmo togliere, visto che di ali siamo già a posto. Mettiamo un altro centrocampista. Questa volta lo mettiamo
promettente e siamo a posto. Hub mercato, abbiamo news. Sappiamo qualcosa di Sommers che va, costa 2 milioni e 2. Ceide 2 milioni e 2. Florenzi, interessante, del Cosenza, me l'avete consigliato. Chigline, Grönbeck, ancora non si sa. Avanza. Per la difesa non abbiamo neanche qualcuno, è vero, non abbiamo gli osservatori per la difesa al momento. Togliamo l'ala. Tanto l'ala sappiamo già chi prendiamo. Difensore centrale, promettente. Allora, Ricci è un 72. Ha delle bellissime stats. 28 anni, quindi troppo simile a Parigini. A che 35.000 di stipendio, fuori portata. Terracciano, 4.2 di stipendio. Molto interessante, perché poi nel prestito lo smezzi e arrivi a una cifra decente. Mattia Zanotti dell'Inter è a 7. Anche lì, dividendo, arrivi a 3.5. Ci può stare, ottimo, ottimo. Cristian Volpato della Roma, 64 di Verol, COC, non ce ne facciamo molto anche per il modulo. Gallo non mi interessa. Allora, fra questi inizierei subito ad andare su Mattia Zanotti per tantissimi motivi. Il primo, per fare un prestito di un giovane di un top club della Serie A in Serie B, cosa molto realistica. Secondo, lo stipendio ce lo permette. Terzo, sa fare sia il terzino destro che l'esterno destro in un momento dove stiamo riflettendo sul 4-4-2, 3-4-1-2, quindi perfetto anche per fare quella doppia fase lì in un'ottica alla Dumfries. Quindi noi lo sposteremo esterno, ma sappiamo che parte con una dote comunque anche da terzino di spinta. Quindi io partirei da lui e poi magari riusciamo anche a prendere quello più esotico. Tanto io qua lavorerei di prestito per tenere realismo a livelli che sono raccapriccianti in senso ovviamente positivo. Allora, prestito con diritto di riscatto. E accettano. Io... ma ragazzi, il prestito di 2 anni sarebbe bellissimo. Vediamo se accettano. Sono d'accordo. Ora bisogna stare a divisione dello stipendio. Allora, l'ideale sarebbe se ce lo fate pagare sotto i 3K. Vediamo cosa ci dicono. Controfferta, andiamo di 50 e 50. E accettano. Offerta cartellino. Cioè, aspettiamo, un'offerta in ordine di 2. Allora, se noi riusciamo a fare 2.5 di riscatto in un prestito di 2 anni, cioè lo riscattiamo a niente. Proviamo così. Accetto. Attenzione altissima. Accetto così. Fantastico, ragazzi. Dobbiamo capire se lui accetta, però. Dobbiamo capire se lui accetta, ma al momento mi sembra un colpo strabiliante per tutte le ragioni che abbiamo detto. Oh! Benvenuto! C'è anche Fabregas che è in pigiama. L'ho svegliato la mattina e faccio: Cesc, vieni, sta arrivando un giovane interessante, lo devi vedere. Lui è sceso dal letto con i boxer, si è messo una t-shirt ed è venuto di corsa. Ma scusa, ma pantaloni potevi metterti però, Cesc. Capito che qua sei in vacanza, bello il lago, la barca, però è... Comunque, Zanotti presentato, arriva in prestito dall'Inter, il nuovo braccetto di destra che probabilmente in realtà andrà a fare l'esterno proprio. 2 anni di prestito con riscatto che noi attueremo se andiamo in Serie A. Allora io qua mi piace fare la scaletta, Ada e poi Edi. Qua fa più 1 e come Ada fa più 1. Allora iniziamo da Ada e poi andiamo di Edi e lì salta... tutto per aria. Allora, arriva un'offerta dallo Sheffield per Arrigoni. Vado a trattare, provo ad arrivare a 1.6, 1.7, tratta, proviamo. Accettato. Offerta per Luca Zanotti, il nostro portiere dalla Ternana, però no, rifiuta, mentre Solini... dove deve andare? All'Atakas Ataispor. Matteo, ti posso veramente fare questo? Gli chiediamo 1 milione, ok? Troppo alta la cifra. Va bene, aspetteremo altre offerte, non ti preoccupare, Sollio. Attenzione ragazzi, un applauso per Arrigoni, che comunque è un giocatore di spessore per la Serie B, cioè non stiamo comunque cedendo uno a caso. È che chiaramente ci permette di ringiovanire un po' la rosa, che è adesso il tema degli over-under che abbiamo in Serie B. Un applauso a Arrigoni. Con l'arrivo di Faragò, non potendolo spostare a destra, abbiamo dovuto cedere. Qua c'è un po' di disappunto nello staff, perché ovviamente va via un giocatore che per certi versi poteva anche essere titolare. Faragò, andiamo a metterlo CDC. Rimane ovviamente così e ci mette 29 settimane a diventare esterno. Un po' inutile però, perché a questo punto io lo rimetterei CC. Ha un ruolo in più che non è mai da buttare. Lo rimetterei CC e poi lo sposto esterno. E poi abbiamo Ferrari, che invece è quello della primavera. Andiamo a vedere quanto diventa col suo esagono a spaghetto. 56. Ottimo.
Regista largo. Qua io metterei libero finché non gli sale la scivolata, poi si sposta a mettere regista. Dimmi. Coventry City su Matteo Solini. Allora, posso dirti? Soglio, se è 1 milione ci hanno rifiutato, andiamo di 900.000. Ok, 900.000 accettati. E serve per ringiovanire la rosa. Infatti, all'uscita di Solini, noi abbiamo comunque già 3 titolari buoni. Binks, Scaglia, Odenthal. Allora, a me, per me ci può stare andare ad acquistare in hub mercato. Appena va via, l'unico che abbiamo qua che è Chiarodia, che possiamo proprio acquistare a titolo definitivo. Offerta per Solini dal Preston. Ok, allora Solini mi sembra che voglia andare. Tratta, qua chiediamo 1 milione perché tanto è parte già, quindi possiamo osare. Accettano 1 milione, adesso lo accettano. Allora, con 6 milioni io andrei un po' sul vivaio, perché veramente avete notato gli altri anni la fatica nel tirare su dalla primavera i giocatori. Quindi io partirei da... Sì, ragazzi, meglio fuori il dente, via il dente, via il dolore. Non si poteva tenere Ciabbio, che poi lo mandavamo via quando ormai eravamo affezionati. Andava fatto ora. Vediamo se ci sono degli osservatori. Allora, qua purtroppo c'è quello che temevo, cioè 2,8 non li spendo. Però 800.000 li possiamo spendere. Anche se ha un cattivo giudizio, ma tanta esperienza, mi sa un po'. Voi lo prendereste? Non abbiamo molta scelta. Certo che avere da subito, però, già in Serie B un osservatore da 2,8. Pensiamoci, E qua arriva un altro duro colpo, ovviamente, per i cuori più sensibili, ma per alleggerire gli over della nostra rosa dobbiamo cedere anche Solini. Va al Preston alla fine, quindi arriva 1 milione. Grazie Matteo per aver scelto la destinazione migliore. Qua arriva una C, non sono d'accordo, perché è venduto 1 milione, è un miracolo, però vabbè, grazie FIFA. Allora, cambio ruolo, attenzione ragazzi, Zanotti, Ada... 67, ma ora arriva il bello. Fra 2 settimane, ragazzi, tenetevi pronti. 2 giorni di riposo. Prima partita di Serie B. Ragazzi, si entra nel vivo. Grandi, fino ad ora buon lavoro. A volte qualche sbavatura, soprattutto sulle cessioni, che ci siamo persi dei messaggi in posta. Non rispondevo a gente che mi offriva denaro. Un pazzo. Però gli acquisti bene, sono contento. Qua dicono... Dai la fascia a Bellemo e non a Fabregas. Bellemo che nemmeno in teoria era dato per titolare. E io questa volta dico va bene. Metto Bellemo Fabregas perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Honor where honor belongs. Siamo contro un Cittadella con il 4-3-1-2. Noi ci presentiamo con la nostra formazione allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, in attesa che la società ci regali un nuovo stadio. Fabregas. Stop, il tiro, para il portiere, non un bel tiro quello di Cesc Bellemo, lungo sul secondo palo, Mancuso, che forse era Mancoso, mi confondo sempre, no era Mancuso, Fabregas, sul primo, Bellemo, da fuori, palla fuori, io spesso dico in allenamento ai ragazzi, evitate, attenzione, il tiro, gol, mamma mia. Difesa qua un po' persa. Arriva il gol del Cittadella. Un po' molli quei difensori, dai forza. Mancuso. Zanotti. Cosa fai? Dove vai? Blanco, stop a seguire il tiro, 1-1, segna Blanchito e riporta il risultato sul pareggio, bellissima azione dei ragazzi, complimenti. Arriva il primo gol del nostro Como in Serie B, lo segna Blanco. Cutrone, chiuso qua, volevo passare da una parte all'altra, ha intercettato questo passaggio, occhio al contropiede. Fallaccio da dietro, voglio un intervento dell'arbitro. Voglio un intervento dell'arbitro, ha fatto un fallaccio da dietro. C'è Binks che ha perso pure i sensi. Ma scusatemi, cartellino qua a 0? Ma questo l'ho perso per tutta la stagione. Così, me l'hanno rubato per tutta la stagione senza battere ciglio. Non gli è andato neanche il giallo. Ma scusatemi, ma era un intervento... Oh! No ragazzi, qua rissa fuori dallo stadio a fine partita, Zanotti. In corna di testa Bellemo, para Castrati.
Il tiro di Cesc para il portiere. Cambi. Allora, ora è il momento di spinta. Modulo 3-4-1-2 che ci piaceva, che aveva funzionato. Poi dopo lo salveremo, così non dobbiamo farlo ogni volta. E basta. Ci sono 5 cambi, davvero? Cioè, se io metto Kerrigan me lo fa il quinto cambio. Sì, hanno messo i 5 cambi. Però Kerrigan non lo voglio adesso lì. Cioè, abbiamo scelto di fare questa soluzione tattica. Secondo me ci sta. Ehi, cambi. Mancuso fuori, dentro Kerrigan. Vai, giallo. Era chiara occasione da gol, ma va bene. Perché noi non è che non abbiamo creato. Ecco. 4-1. Partita che purtroppo è iniziata male e sta finendo peggio. Gara da dimenticare, tutti sotto la doccia. Secondo me qua adesso assolutamente ci vuole un acquisto in difesa. Con Binks rotto non possiamo affidarci solo a Odenthal-Scaglia col Dell'Icarri in panchina. Buonasera. Difensore centrale promettente. Iniziamo a vedere qua, se c'è qualcuno. Qua c'è Carboni del Monza. Però col Monza c'è un po' di rivalità. Poca roba, Fino ad ora poca roba trovata. Arriva un possibile cambio di ruolo per Faragò. Andiamo a vederlo. Torna CC. Però adesso ci torna utile con la partenza di Arrigoni. E per il momento la cosa in cui cresce più in fretta è l'esterno destro. Comunque ragazzi, dai, ci fermiamo perché non è tempo di rivoluzioni. Non si prendono virate quando il mare è mosso.